Vincenzo Dagnoni è il vice sindaco della città di Portofino, ma è fascista. Come tanti, nel periodo fascista si sono fatti da soli in un modo illegale. Essendo fascista non ama il parlare un'altra lingua che non sia l'italiano, non ama avere persone che vengano a fare il business in Italia e cerca di trarre profitto dalle varie cose non chiare che accadono in questo hotel. Mio padre adora gli inglesi. Oh. Bella è ricattata. È nella morsa letale del signor Dagnoni. Noi due dovremmo diventare amici. Ah, ma gli amici non si ricattano a vicenda. Ancora questa parola. Lui vede che, andiamo, tu stai facendo cose che non dovresti fare. Lui sta facendo cose che non dovrebbe fare. L'Italia sarebbe un paradiso senza i piccoli burocrati. Sarebbe saggio da parte vostra tollerarlo. Per ragioni politiche. Per uomini come Dagnoni niente è più gratificante del rendersi un tratto fastidiosi. La ciccia di tutta la serie sta un po' lì, nello scambio culturale tra questi ospiti che poi vedranno appunto lo svolgersi di storie che sono legate al contesto appunto storico e quindi la nascita del fascismo, ma anche e soprattutto alle divergenze culturali che ci sono tra di loro.